un brutto volo della sua potente moto Kawasaki 750, ma per fortuna si riprenderà dopo un periodo di riabilitazione. Il motociclista di origini straniere è residente a Cassola, che stanotte è stato soccorso a Romano Dezzelino. A dare l'allarme, dopo aver assistito all'uscita di strada del motociclo, sarebbero stati gli automobilisti di passaggio lungo la via Bassanese in località Pellette. Il centauro viaggiava da solo in sella al mezzo a due ruote di sua proprietà. Al momento non è stato reso noto dai carabinieri della città del Brenta se altri veicoli in transito siano in qualche modo coinvolti nella dinamica dell'incidente stradale. Si sa che il ferito è un 26enne cassolese, AM, le sue iniziali comunicate stamattina, nato nel 1995. Il giovane motociclista avrebbe riportato più fratture di una gamba e un trauma facciale da valutare nei prossimi giorni, mentre il casco di protezione ha evitato guai peggiori. Il giovane, infatti, per quanto si troverà di fronte a una trafila di recupero e guarigione che si protrarrà per alcuni mesi, è stato dichiarato fuori pericolo. Gli accertamenti medici e diagnostici sul suo conto e le cure del caso sono stati portati dal personale sanitario dell'ospedale San Bassiano, dove il 26enne rimarrà ricoverato almeno per il weekend di Ferragosto. Al momento si propende per l'uscita autonoma dalla carreggiata avvenuta all'altezza dell'incrocio di via Oslavia lungo la principale strada che attraversa la popolosa frazione di Romano Dezzelino.